Scuola, viene la parola greca scolè, che significa appunto ozium, tempo libero, diverso dai negozi, dal momento in cui si lavora. E siamo appunto proprio contro lo sfruttamento nelle scuole, non andiamo a scuola per lavorare e fare dei soldi, ma andiamo a scuola per essere istruiti ed educati per un futuro migliore nel quale vivere. Anche per imparare a imparare in generale. Secondo me la scuola, l'alternanza scuola-lavoro come adesso va abolita, perché molti indirizzi, molti indirizzi hanno bisogno certamente di uno sviluppo del lato pratico della loro educazione, cioè hanno bisogno di ricevere una formazione pratica, ma credo che l'alternanza scuola-lavoro non sia l'opzione migliore per far sì che questo avvenga in un modo che i ragazzi acquisiscano delle conoscenze che possano portare avanti, perché la scuola-lavoro come adesso ci uccide, la scuola-lavoro non ci dà delle opzioni di formarci in modo sicuro o in modo che realmente ci aiuti nel nostro sviluppo personale e formativo e accademico. Diciamo che capisco la necessità, soprattutto in istituti tecnici e professionali, magari di stage, ma questi non dovrebbero essere obbligatori o non dovrebbero avere come condizione quella, per esempio, di costarti l'esame di maturità una volta che arrivi in quinto, perché alla fine si sa che noi studenti, come qualunque altro essere umano, siamo mossi da ciò che ci appassiona. Molti si lamentano di come ci comportiamo in classe, ma è tutto dovuto a una didattica che non ci coinvolge e non ci appassiona, così come la scuola lavoro, perché deve essere qualcosa che dia qualcosa in più ai ragazzi, che dia dell'informazione, della conoscenza in più, e non che tolga e non che venga a costare addirittura la vita di due ragazzi che come noi potevano essere ciascuno di noi. La madre di quei ragazzi poteva essere mia madre o la madre di qualunque dei ragazzi che ci sono in classe. Quindi diciamo sì, sono per l'abolizione della scuola. Il Covid non è passato, siamo ancora in una pandemia, che ci piaccia o meno, e arrivare addirittura a togliere tutte le limitazioni e protezioni per noi studenti, come appunto la mascherina, come appunto la quarantena preventiva, dimostra secondo me semplicemente che non ha uno scopo effettivo, quanto più si dimostra l'ennesima linea di governo, come del resto mettere la seconda prova alla maturità. C'è la linea della riapertura, questo governo è partito che doveva riaprire l'Italia, e si continua così, come cavandosi dei paraocchi davanti, fondamentalmente proseguendo su questa linea, non perché è conveniente, non perché è giusto, perché appunto è una linea di governo, come ce ne sono state altre nella nostra storia. Va bene tutti i vaccini, però abbiamo visto che pure con le terze dosi comunque il vaccino il Covid è trasmissibile, quindi penso che la DAD comunque debba essere utilizzata solo per limitatamente a situazione pandemica, non debba anche sostituire eventuali interruzioni dovute ad altri fattori.